dicevo, l'immagine che in tanti vorrebbero vedere, che tanti evocano, è quella di Salvini al Viminale. Tutti dicono, non lavori mai, non lavori mai, e quando lavori, quando stai seduto dietro alla scrivania, ecco, noi andiamo incontro al ministro Salvini, perché questa è una TV di servizio pubblico per tutti, e quindi abbiamo cercato di aiutarlo. È stato un po' complicato, ma alla fine forse vediamo. Pronti? Ok, ci siete? Sì, siamo. Proviamo a fare sta cazzata. Questo è il Viminale, ok? Sì. Voi due fate quello che dovete fare qua sul piazzale, più o meno qua. Tu mi stazioni dall'altra parte del marciapiede, proprio da turista, come uno che passa, che dice, ah, è bella Roma. Cioè, questo cos'è? E questo è il Viminale, cioè Salvini quello famoso. E riprendi loro, perché se arriva qualcuno a dire, giovanotti, che cosa state facendo? Cioè, stai tu, che attacca che li riprendi. A mia volta, io che faccio? Vengo un motorino con Edoardo e mi piazzo sopra, lontano da voi, che se rompo una scatola a loro, li riprendi te. Ma se rompo una scatola a te chi te riprende? Tu. Ecco. Se poi in tutto ciò mi sembra ora a me usate le telecamere e come dire, no? Ok. E mo fatta così, va bene? Va bene. Dai, andiamo a vedere Jacobino come si veste. Ci sei, fra? Sì, un attimo. Te entra la roba? È abbastanza larga. È larga? Bene. Oh, quanto ci mette a vestirsi? Oh, tutto bene? Sì. Ma stai pure a fare altro o te stai solo a vestire? Ah no, dici, perché noi stiamo aspettando, capito? Magari c'aveva avuto una chiamata e io sto qua a casa, telecamera accesa, capito? Ole! Chi è? Il fratito, col bascio peloso, bermuda, camicia da coglione e cappello ancora peggio. Perfetto, mi sembra che puoi passare davanti al Viminale e non ti dice niente a nessuno. C'è là il selfie stick? Date il selfie stick? Perfetto. Eccoci qua, alla prova del 9, entrerà sta sagoma dei Salvini? Ti dile passeggero, Mirko? Per forza. Salvini è entrato, tocca far entrare Francesco. Te devi mettere nel portabagagli. Ecco. Eh sì, non c'entri qua, c'è Salvini che sai prendere tutti i tre posti. Salvini è ministro. Che vuoi mettere nel portabagagli, Salvini? Facile, facile. Non ti preoccupa, Francesco. È un amico, dai. Bocca al lupo, regà. Hai portato Salvini in macchina, mi? Mai. Ecco. Speriamo che sia la prima e l'ultima volta. Via del Viminale. Sei pronto, Mirko? Pronto è un parolone, Leonardo. Me farò trova pronto, questo è poco ma sicuro. Vogliamo far scendere Francesco? Sì, Francesco. Mi raccomando, Francesco. Non te fa vedere, non te fa riconoscere, non ci parla mai. Fa finta proprio che non ci conosci. Se te fermano, che gli devi dire? I don't speak Italian. Bravo. Perfetto. Come proseguirà questa avventura lo scopriremo dopo la pubblicità.